dallo Stadio Olimpico, che vi parla è Bruno Pizzola per il derby tra Roma e Lazio, derby del campionato Graffiti 1970-71. Le due formazioni sono al gran completo, ecco, vediamo schierate al centro del campo Roma e Lazio con la terna arbitrale, ecco inquadrati i giocatori giallorossi. Zigoni viene dato in forma strepitosa ed ecco i giocatori laziali. Diamo le formazioni: Girulfi, Santarini, Betz, Caratti, Petrelli, Salvori, Del Sol, Cordova, Marildo, Cappellini e Zigoni per la formazione giallorossa. Di Vicenza, Wilson, Polentes, Marchesi, Facco, Governato, Massa, Mazzola, Morone, Chinaglia e Magherini per i laziali. Tutto dunque pronto per questo attesissimo derby della capitale. Partiti. Zigoni dietro per Amarildo, il brasiliano avanza, poi il tocco laterale verso Ciccio Cordova. Avanza sulla fascia Cordova, fermato in fallo laterale da Marchesi, si riprenderà dunque con la rimessa in favore dei giallorossi Petrelli. Massa intercetta il pallone, fugge sulla fascia, va via Massa, lo insegue Bet, vediamo se Massa riuscirà a crossarla, si gira, palla dentro verso Mazzola, attenzione Mazzola, il tiro alla parata che termina fuori, ottimo lo spunto di Massa e Ferruccio Mazzola ha provato a girarla di prima intenzione, palla che termina sulla sinistra di Ginulfi. Amarildo, l'ex milanista e fiorentino, tocca per Del Sol. Scaratti, va sul fondo Scaratti, Morrone lo attacca, Scaratti riesce a resistere, palla verso Zigoni, messa fuori però dai difensori laziali Giorgio Chinaglia. Magherini lascia sfilare il pallone, Magherini poi punta deciso verso l'area di rigore giallorossa, Magherini, gol fantastico, gol veramente bello di Magherini, un dribbling secco e poi il tiro, ha messo a sedere due difensori giallorossi Magherini e poi ha buttato la palla alle spalle di Di Vincenzo, gol veramente molto bello. Ecco, rivediamo Magherini, il primo dribbling, poi il secondo e poi il gol incredibile, veramente tutto molto bello, gol. Ecco, rivediamo anche da questa angolazione pregevole l'azione di Magherini, mette a sedere un difensore, poi il tunnel e quindi il gol. Lazio in vantaggio sui giallorossi, veramente bello il gol di Magherini. E vediamo che tipo di reazione avrà la formazione giallorossa. Intanto è la Lazio che riprende il pallone, Chinaglia, Bet, Chinaglia ruba palla, prova a volarsi, è fermato fallosamente, calcio di punizione per la formazione laziale, l'ha battuta lo stesso Chinaglia, palla dentro verso Magherini. Cappellini attende qualche compagno, Cappellini poi trova in Amarildo la sponda ideale. Wilson, Polentes, Governato, Polentes, Facco, avanza Facco sul settore sinistro, lo insegue Scaratti, vediamo come finirà Scaratti, addirittura la meglio su Facco, gli porta via palla, quindi il rilancio verso il centrocampo. Polentes, Morrone, Lazio padrona del campo in questi primi minuti. Santarini, Bet, Salvori, Amarildo, avanza il brasiliano, il tocco verso Cappellini, non controlla bene l'ex interista, calcio di punizione in favore della Roma, la battuta Amarildo, prova la conclusione Amarildo e c'è la parata sicura di Di Vincenzo. Squadre capitoline che vorrebbero vincere il derby per riscattare un campionato sin qui non entusiasmante. Amarildo dentro per Zigoni, Cordova, Bet, derby che alle volte possono salvare un'intera stagione. Aldo Bet, Santarini, Del Sol,
Salvori, Del Sol, lotta con Magherini che riesce a mettere la palla in fallo laterale. Scaratti, Del Sol, Massa, sta giocando a tutto campo Massa, spaziando da destra a sinistra, attenzione a Zigoni. Zigoni punta l'area, Zigoni lo ferma in tackle, poi esce Di Vincenzo. Cordova, Borrone, opportunità per la Lazio, Borrone, Borrone evita un difensore, il tiro e la palla che termina fuori di poco. Ottima l'azione dell'argentino, palla che terminata in calcio d'angolo, palla dentro Scaratti su Magherini, quindi Amarildo. Cordova, Zigoni anticipato, Borrone governato, Ferruccio Mazzola gli porta via palla Aldo Bet, quindi lotta ancora con Mazzola, Petrelli, Santarini, Scaratti, Del Sol, palla verso Zigoni, Ferruccio Mazzola, Magherini, governato, Di Vincenzo, Wilson, Marchesi, Morrone, Massa, governato, Del Sol, Cappellini, Scaratti, ancora Del Sol, Polentessi in anticipo su Cappellini, Magherini, Facco, dentro per Magherini, ottimo il passaggio per Morrone, prova ad accentrarsi Morrone, insiste Morrone, arriva al limite Morrone, Morrone il tiro e la palla che termina troppo alta, fa tutto bene Morrone tranne il tiro che va alto alle stelle. Lazio che sta disputando un ottimo primo tempo. Wilson, governato, lungo verso Massa, Petrelli, spazza via in fallo laterale Petrelli, c'è tempo per batterlo, dice l'arbitro, palla verso Chinaglia, Chinaglia, attenzione, punta l'area, prova il cross, Chinaglia e la palla termina fuori e dovrebbe essere finito anche il primo tempo all'Olimpico, Roma 0, Lazio 1. Riprendiamo dallo stadio olimpico di Roma per questo derby che vede in vantaggio la formazione laziale per una rete a zero, gol di Magherini, un gol veramente bello, e adesso è la Lazio che manovra, Massa, Chinaglia, ancora Chinaglia, Petrelli, Zigoni, Massa, Wilson, Marchesi, lungo verso Chinaglia, Amarildo, Del Sol, avanza Del Sol dentro per Cappellini, siamo al limite, Cappellini lascia per Cordova, si accentra Cordova, poi viene fermato, riparte la Lazio con Chinaglia, Morrone prova a far filtrare un pallone per Magherini e qualora gli fosse giunto sarebbe stato difficile. Attenzione Morrone, Marchesi, dicevamo sarebbe stato difficile fermare la corsa di Magherini verso la porta, Cappellini, governato, Santarini, ha alzato la linea difensiva alla Roma, Zigoni, Facco, Wilson, Facco, Polentes, Ferruccio Mazzola, sbaglia il passaggio, Ferruccio Mazzola ne approfitta, Cappellini che viene poi messo a terra, ci sarà il cartellino presumibilmente, no, l'arbitro ammonisce verbalmente il numero 3 laziale, Amarildo,
palla dentro verso Zigoni, prova la girata di testa, palla che termina fuori, no, riesce a tenerla in campo il difensore laziale. Fallo laterale in favore della Lazio. Ferruccio Mazzola, governato da questi a Massa. Borrone, Massa, ottimo lo scambio tra i due. Tergiversa troppo poi Borrone, comunque guadagna un calcio di punizione, la battuta a Chinaglia, palla verso Magherini. Magherini prova uno dei suoi dribbling ubriacanti, Cordova, Massa, palla dentro per Chinaglia, gol veramente molto bello, 2-0. Sembrava in fuorigioco, invece era tutto regolare. Chinaglia raddoppia per la Lazio. Lazio 2, Roma 0 allo Stadio Olimpico. Rivediamo il gol laziale. Da questa angolazione non è che si possa capire se fosse bene in fuorigioco. Comunque molto bella la conclusione, il controllo e la conclusione. Ecco, forse da qui riusciamo a vedere meglio. Massa, quindi si sgancia, era regolarissimo Chinaglia, ha messo fuori gioco difensore, pertanto Lazio che raddoppia e Roma che rimane a zero. Una Roma troppo rinunciataria questo pomeriggio qui allo Stadio Olimpico. Salvori, Amarildo, Cordova, dentro per Zigoni, troppo lunga, esce Di Vincenzo, alla meglio sull'attaccante giallorosso. Zigoni ti porta via palla, governato, Massa, Chinaglia, Cappellini, dentro per Zigoni, Zigoni riesce ad arrivare sul pallone, Zigoni poi è fermato da Wilson con un ottimo tackle. Chinaglia, si sovrappone Massa, riceve adesso Massa, Borrone, Massa, Borrone, Ferruccio Mazzola, dentro per Magherini, troppo lungo, era anche in fuorigioco. Palla verso Cordova, Amarildo, Cappellini, si allarga, si allunga però troppo il pallone, comunque la riconquista la formazione giallorossa. Petrelli, dentro per Zigoni, al limite prova la conclusione Zigoni, murato da Marchesi. Cordova, dentro per Cappellini, ancora Zigoni, prova la conclusione, trova un gran bel gol, 2-1, è stato Zigoni con un'azione caparbia, ci ha creduto e l'ha messa alle spalle di Vincenzo. Pertanto Roma 1, Lazio 2, si riapre la partita a poco meno di 10 minuti dal termine, ecco il tiro di Zigoni. Gran bel derby qui all'Olimpico, finalmente si è svegliata anche la Roma. Ecco il tentativo di rovesciata di Cappellini, poi Zigoni prova un primo tiro, ripallato, quindi riconquista il pallone, si aggiusta la palla sul destro e porta ad una lunghezza. Lo svantaggio della Roma, Massa, Marchesi, ancora Massa, prova il cross, quindi Salvori, l'ottimo controllo, Scaratti, Del Sol, Amarildo, Cappellini, Amarildo, fermato Amarildo, calcio di punizione per la formazione giallorossa. Intanto Manservisi entra per Facco, palla verso Cordova, lo stop di petto, Petrelli, avanza Petrelli, entra in area Petrelli, prova il cross, trova il calcio d'angolo, alla battuta Ciccio Cordova. Cappellini, Polentes, dovrebbe esserci calcio d'angolo, infatti. Zigoni anticipato da governato, poi palla ancora dentro l'area, esce Di Vincenzo di pugno, Del Sol,
del Sol, la tocca verso Ciccio Cordova che cercava lo spazio per il tiro, quindi Salvori, Scaratti dentro per Cappellini, Cordova prova il tiro fermato da Morrone che fa ripartire la formazione laziale, quindi l'intervento di Zigoni a disturbare i laziali. Attenzione del Sol, Wilson, siamo in zona recupero, Marchesi, Massa, Cordova di Suballo, gli porta via palla, Zigoni deve assolutamente cercare di andare in porta la roba, Zigoni messo a terra da un difensore laziale, calcio di punizione potrebbe essere l'ultima opportunità, la palla nell'area, Zigoni la girata e finisce il derby su quest'ultimo tiro all'Olimpico, Lazio 2 Roma 1. Da Bruno Pizzoli è tutto, linea allo studio.